Non so di preciso cosa sia andato storto. Quando allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio abbiamo brindato al nuovo anno, augurandoci un fantastico, strepitoso e sensazionale 2020. È come se la Terra avesse deciso di passare sotto una scala dopo aver rotto uno specchio mentre un gatto nero attraversa la strada durante un anno bisestile. Non bastavano gli incendi in Australia, una quasi terza guerra mondiale e il caldo record in Antartide. Ma no, ovviamente. Perché non scatenare una pandemia mondiale? 4 morti, 200 contagi ufficiali, 1700 temuti, controlli in tutte le stazioni e gli aeroporti cinesi, cresce la preoccupazione per il nuovo virus polmonare, il coronavirus esploso in Cina al mercato ittico e della cacciagione di Wuhan. Ieri è stato denunciato il primo caso di contagio uomo-uomo nella provincia cinese del Guangdong, a sud di Wuhan, che già fu culla, ve lo ricorderete, della più pericolosa SARS. E fu così che un pipistrello con gli occhi a mandorla, forse annoiato di stare a testa in giù, ha deciso di creare il virus più famoso del mondo, il Covid-19. Non è ancora certo come sia riuscito a trasmettere questo virus all'uomo. Forse complottando insieme a un suo amico serpente o a qualche altro animaletto super intelligente. Resta il fatto che dopo neppure 5 mesi dall'inizio del 2020 sono state contagiate più di 4 milioni di persone. Di queste, più di 250.000 non sono sopravvissute. E ad oggi, tutto il mondo è in quarantena. Quando il 21 febbraio ho saputo dei primi contagi nel nord Italia, non volevo crederci. Ieri alle 21 abbiamo avuto la conferma di un primo caso di coronavirus all'ospedale di Codogno, su un cittadino italiano. Quindi abbiamo certificato questi 3 nuovi casi di coronavirus nell'Odigiano e il ministro ha appena adottato una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi. È così spaventosa questa malattia? No, non è così spaventosa, perché se andiamo a prendere i numeri ci accorgiamo che è di poco superiore ad un'influenza che stagionalmente arriva nel nostro paese. Tutti continuavano a dire di non preoccuparsi, sui social e per strada. Tutti lo definivano una semplice influenza. Ma al nord Italia la situazione peggiorava giorno dopo giorno. I contagi aumentavano insieme ai decessi. Mio zio, che lavora come infermiere a Bergamo, mi ha descritto una situazione straziante, peggiore di ciò che raccontavano in TV. Mi diceva di stare a casa. Ma qui a Battivaglia, città dove vivo, non era cambiato niente. Del coronavirus, per fortuna, ne sentivo parlare solo al TG. Eppure avevo paura, tutti avevamo paura. Si percepiva nell'aria che le cose potevano solo peggiorare. Oltre 81.000 infettati in tutto il mondo. Ogni giorno i bollettini aggiornano contagi e morti nella guerra contro il coronavirus. Sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Dopo la chiusura delle scuole, sono state chiuse anche le università e le palestre, mentre tutti i locali hanno iniziato a distanziare i tavoli per consentire il metro di distanza tra le persone. Ma tutto questo non era abbastanza. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate ora per il bene dell'Italia, e quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Fortunatamente, la sera del 9 marzo, il nostro Presidente del Consiglio ha deciso che tutta l'Italia sarebbe stata considerata zona rossa, invitando e obbligando tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case e ad uscire solo per motivi di lavoro e per esigenze di prima necessità, in modo da poter contenere i contagi che ormai stavano dilagando a macchia d'olio. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia
un'Italia zona protetta. Eppure le mie giornate durante la quarantena sono trascorse così velocemente che oggi mi sembrano solo un lontano ricordo. Penso ai primi giorni, quando cantavamo l'Inno d'Italia, quando cantavamo Abbracciami più forte, quando ballavamo fuori ai balconi. Poi abbiamo capito che la situazione stava diventando, giorno dopo giorno, sempre più grave. Purtroppo oggi registriamo 756 nuovi deceduti. Purtroppo oggi abbiamo 25 funerali. Questa giornata 13 solo oggi pomeriggio. Noi siamo in una situazione in cui nella giornata di oggi facciamo una sepoltura ogni mezz'ora. Sono numeri quasi da guerra. Noi sappiamo che in un giorno normale muoiono 8-10 persone e ieri ne sono morte 61. In cui entrano negli ospedali non li vedi più e non li puoi vedere neanche quando muoiono per salutarli. Mentre mi parlava al telefono, mentre mi diceva Mari non sto bene, Mari non sto bene, e piangeva mentre me lo diceva. E mi è morta al telefono. Molte persone hanno sofferto, troppe non ce l'hanno fatta. Questo virus ha spento silenziosamente tanti sorrisi, lasciando nell'aria un dolore o un ricordo che difficilmente potrà essere cancellato. Affrontiamo questa fase 2 con voglia di ricominciare, ma con prudenza. Eppure, da quando è iniziata la fase 2, pare che le persone si siano dimenticate di tutta la sofferenza che questo virus ha provocato. Forse era troppo difficile rispettare delle semplici regole per evitare l'aumento dei contagi. Primo giorno di Movida, primo giorno di polemiche. A Roma, come in tutta Italia, i giovani tornano in piazza a bere spritz e chiedere normalità tra mille regole e altrettante accuse. Durante la quarantena, che c'erano molti più anziani in giro che giovani. E i vecchi che uscivano in quarantena, no? Che forse è meglio il rischio di avere qualche Covid in più che una generazione che si butta giù dal balcone. Diciamo che oggi ero così fomentata da rivedere i miei amici che non ci ho pensato a portare la mascherina. Questo è il suono dell'epidemia. Tutto il giorno la sera dell'ambulanza, come in guerra, è un incubo. Di mettersi la mascherina, nella nostra cultura non c'è il distanziamento. Impetuoso e drammatico. Di fuori non si rende conto di quello che c'è qua. Mi chiedo solo come sia possibile che sia stato già dimenticato tutto.